Ed eccoci qui dopo la sesta ed ultima partita del Luder Cup 2021 che vedeva scontrarsi sul campo da gioco le formazioni di Emilia Romagna e Lazio e vincere quest'ultimi con un punteggio di 92 a 101. Siamo in compagnia di Pietro Poli, numero 5 della formazione di Emilia Romagna. Ciao. Romagna. Ciao. Grazie a tutti. Pietro, com'è andata la partita al di là di quello che poi è il risultato? Allora, secondo me siamo stati abbastanza bravi. Ovviamente il primo tempo siamo andati sotto per la forte tensione, a parere mio. Però per il resto abbiamo tenuto bene e poi siamo rientrati bene, secondo me. Okay. Grazie anche all'ottima difesa. Ho visto tutti vi davano per spacciati e voi comunque avete tenuto testa e avete recuperato un discreto parziale, 18 punti mi sembra, sì, il parziale massimo è stato. E quindi cosa pensi che vi abbia aiutato a tenere testa così a lungo per tutta la partita? Ci ha motivato molto, secondo me, la carica di squadra. Che pur vedendoci poco tra noi, abbiamo fatto soltanto un allenamento, siamo andati bene, secondo me. E abbiamo tenuto testa un'ottima formazione, secondo me. Ok, come formazione, se ci fosse una cosa che vorresti migliorare, cosa sarebbe, secondo te, il primo punto su cui lavorare? Secondo me, se aumentiamo di più l'intesa tra di noi, può uscire un'ottima squadra. Ok. Vedevo le tue statistiche, non hai tirato tanto, 1 su 2 da 2, un tiro da 3 sbagliato e 3 su 5 liberi. Non hai trovato occasioni di tiro o è più una questione di... non volevi tirare o non hai trovato situazioni? Ho pensato che passare la palla ai miei compagni sia stata l'arma per tenere testa agli avversari, quindi io ho tirato meno. Ti senti comunque... Ok, ti senti comunque soddisfatto della prestazione? Sì, ok. Io non ho altro da chiederti e se vuoi salutare questo è il momento per farlo. Grazie a tutti, saluto la mia famiglia e la Ponte Vecchio. Okay. Ci vediamo presto. Io ti ringrazio per essere stato con noi, spero che tu ti sia divertito e noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Ciao. Ciao.